Guardia San Framondi e Pietrelcina hanno tante caratteristiche comuni: i luoghi della religiosità, le attrazioni paesaggistiche, le peculiarità turistiche, ma anche un cappuccino. San Pio per Pietrelcina, padre Giancarlo Giannasso da Cerignola, ormai da anni cittadino onorario per Guardia San Framondi. Un riconoscimento che l'amministrazione riserva a pochi e che ha voluto attribuire ad un simpatico e profondo frate giunto per la prima volta in terra sannita nel 1996 con il compito di preparare la popolazione agli imminenti riti settennali. Padre Giancarlo, da allora affascinato dal rapporto che il popolo guardiese ha con la Mamma Santissima, ha stretto e continua a stringere rapporti di vicinanza e affetto con l'intera comunità, a suon di poesie e scritti. L'ultima opera, Momenti e Sentimenti, è stata presentata venerdì 21 luglio presso la sala consiliare di Guardia San Framondi. Che cosa troviamo in questo libricino? Le mie impressioni personali sui riti del 2010, composizioni nate sera per sera durante i 15 giorni delle veglie in onore della Madonna Assunta. Così osservando la gente, cercando di capire quello che stava nell'anima delle persone e partecipando a questo sentimento di devozione, per me sentito, per me non ci sta nulla di apparente in quel che fanno i guardiesi, cioè lo fanno con tutta l'anima perché la Madonna ce l'hanno davvero stampata nel cuore. La sua prima volta qui a Guardia c'è stata nel 1996. La sua impressione. All'inizio, ho avuto modo in un'altra intervista di rispondere a questa domanda. All'inizio, per un forestiero, non si può parlare di conoscenza. Conoscenza significa entrare in profondità. Quindi semplicemente un'osservazione costante. Che significa? Perché sta succedendo questo? Perché si fa questo? Cercando di approfondire. Però un senso di meraviglia l'ho avuto, un senso di meraviglia l'ho avuto. Soprattutto vedendo la partecipazione comunitaria, cittadina, ai riti, durante tutto il corso dei riti, non solo durante la settimana, ma anche durante i 15 giorni delle veglie, una meraviglia nel vedere bambini attaccati alle gonne della nonna, e andare in chiesa, fare quelle processioni, la meraviglia, perché lo fanno? Perché si stancano così? Perché un bambino di 3 anni? Perché io stavo vicino a un bambino di 3 anni ed è proprio questo che sta. L'hanno messo, vi faccio vedere la foto. Questo riguarda la meraviglia. Prima la meraviglia, poi si cerca di capire, 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 e questo nasce col tempo, perché poi sono ritornato il 2003, 2010 e quest'anno il 2017. Quindi forse un consiglio che potremmo dare anche a coloro che vivono e vedono per la prima volta i riti è quello di guardarli prima e poi rifletterci dopo. No, guardare e riflettere contemporaneamente, perché dopo si dimentica. Però se non si guardano, questa è una mia posizione personale, se non si guardano i riti con l'occhio della fede, rimane soltanto una curiosità. Lei dal primo momento si è affezionato a questa comunità, ma anche la comunità si è affezionata da subito a lei. Lei è cittadino onorario. Grazie a Dio, sì, perché anche i padri filippini mi hanno molto aiutato su questo. E dalla prima volta che partecipai ai riti, poi tutte le manifestazioni, insomma, ero sempre presente. Ho scritto anche diverse volte sui bollettini, ma anche per gusto personale, quando si facevano delle feste, riunioni, matrimoni, anniversari vari, eccetera. E quindi intervenivo sempre con poesie, poesie, poesie. E quindi c'è anche un volumone di poesie, una grande raccolta in tanti anni, soprattutto a partire dal 2003. Una raccolta che ce l'ho e ho intitolato La mia guardia vissuta. Un'ultima cosa, come prepararsi ai riti del 2017? Prepararsi come uno si prepara a una grazia della Madonna, a ricevere una grazia. Mia convinzione profondissima, i riti sono un dono di grazia che la Madonna Assunta ha fatto a Guardia San Framondi.
non solo la presentazione del libro di Padre Giancarlo. Nella stessa serata il comune di Guardia San Framondi ha firmato con il comune di Pietrelcina un protocollo d'intesa, un patto in nome di un percorso di valorizzazione delle potenzialità che esprimono le due comunità, non dimenticando il vantaggio economico per il territorio e l'apporto importante che possono dare ai giovani precursori di settori innovativi. Sindaco, la firma di un protocollo d'intesa con il comune di Pietrelcina, sicuramente un patto che va verso una crescita sia culturale che religiosa del territorio. Senza dubbio, credo che il sindaco di Pietrelcina prima di me e io dopo di lui ci siamo resi conto che abbiamo la necessità, anche essendo autorità civili, di favorire al massimo, diciamo, l'inclinazione religiosa dei nostri popoli, perché rappresenta comunque un valore dei nostri padri, un valore universale e quindi va salvaguardato prima di tutto. Ovviamente trovandoci e trovandomi io a essere pro tempore il primo rappresentante di questa comunità e quindi la persona che ha il dovere di dare anche degli indirizzi, è chiaro che spero che la mia comunità sappia cogliere il valore di tante persone che vengono a Guardia, ospitarle bene, trattarle bene e trovare il modo affinché queste persone si innamorino così di questa comunità, tanto da poterci lasciare anche un pochino di soldini. Questo sta avvenendo già per molti turisti stranieri che stanno acquistando casa Guardia e credo che questa sintonia che noi abbiamo ritrovata da un punto di vista, diciamo, etico prima di tutto col sindaco di Pietrelcina e con quella città sicuramente favorirà la circostanza che tante persone che verranno da noi per le nostre potenzialità e per la nostra religiosità si rechino successivamente a Pietrelcina, come sono convinto che questo avverrà anche reciprocamente. Poi i due sindaci, se abbiamo lo spessore che dovremmo avere in relazione al valore delle nostre comunità, credo che sapremo mettere insieme e in piedi anche altre iniziative di peso per favorire i nostri concittadini. Insomma, un segno concreto di vera e propria collaborazione. È un'inversione di tendenza, perché l'innovazione non si fa solamente nel mondo informatico o industriale, ma l'innovazione forse prima la premessa dell'innovazione è l'incontrarsi tra uomini, popoli, comunità per invertire una tendenza all'arroccamento, a racchiudersi nelle torri burne del proprio passato senza lavorare insieme, avere un'idea di sviluppo del territorio insieme e curare il piccolo orticello. Questo fa sì che il sud è una latitudine mentale, non geografica. E noi stiamo dando un bel esempio a noi stessi e a coloro che ci seguono dopo. Stare insieme si arricchisce sempre. Condividere le ansie, le speranze, i desideri delle nostre popolazioni è un'aspirazione nobile della politica e noi dobbiamo far sì che si concretizzi in fattualità, in concretezza, in speranza del futuro, di un futuro migliore. Noi non vorremmo che i nostri ragazzi vadano fuori. È un ritornello che ripetiamo sempre, ma poi diventa accademia quando si finisce il convegno, si dice come ho parlato bene e poi facciamo un'altra cosa. Adesso invece vorremmo parlare di meno e che fare delle cose concrete, cioè andare insieme tra persone intelligenti che ben rappresentano, speriamo, i propri territori, appunto con le speranze, e che si tirano sulle maniche per far sì che ciò avvenga con la reciproca soddisfazione e gratificazione. Quello spetta alla politica come mercede, di aver fatto bene, di farsi dare la pacca sulla spalla e dire: beh, siete stati buoni iniziatori di un modo diverso, di uno stringersi la mano, di essere l'uno orgoglioso dell'altro. Io sono orgogliosa di avere un comune come Guardia San Framondi che ha la nobiltà del passato e la concretizza in una proposta culturale, turistica, e quindi abbiamo trovato anche il motivo dello stare insieme, quella religiosità che permea il nostro popolo, la nostra comunità, ma perché però ha avuto delle punte eccezionali qui con i riti settennali di storia centenaria, e lì abbiamo avuto un grandissimo santo
che è famoso in tutto il mondo. Beh, questa è la proposta dello spirito. Poi qua c'è un altro spirito, quello del vino, che ben si concilia nella moderazione con mens sana in corpore sano, e direi un'anima tranquilla e serena. Sindaco, l'importanza dell'incontro, anche quello con padre Giancarlo di tanti anni fa, ha dato vita a dei segni concreti, ha lasciato delle tracce. Oggi siamo qui nella sala consiliare, a parte per il protocollo d'intesa, ma anche per la presentazione di un altro testo che racconta la storia dei riti. Padre Giancarlo è una delle due personalità nella storia, diciamo, millenaria di questa città, che si può fregiare del titolo di cittadino onorario di guardia. Non è una cosa da niente, noi la diamo con molta molta parsimonia, lo diamo questo riconoscimento, quindi vuol dire che dietro ci sta qualcosa. È una persona gradita alla comunità di guardia, dai bambini agli anziani, ci sa stare, ha capito il nostro carattere, noi abbiamo capito il suo e quindi c'è una bella sintonia insieme. Padre Giancarlo però non è soltanto la persona che sa farti ridere, la persona che diciamo anche sa farti convincere di certe cose. Padre Giancarlo, oltre a essere un ottimo musicista, e credo che stasera lo potremo anche sentire, però è un grande scrittore, e quando scrive ha scritto delle bellissime poesie in onore dei riti settennali dell'Assunta. Questa sera credo che sarà veramente una cosa preziosa, quindi ci voleva Padre Giancarlo a guardia.